come sapete, come vedete dalla nostra cotta o corona di Natale, siamo arrivati alla terza domenica. E la terza domenica è quella riservata. È la gioia. Pensavo che da quello che ha detto Janet, citando uno studio di una riflessione di Jean, potrei anche non predicare perché il tema era quello e l'hanno ampiamente enucleato. Però vogliamo accendere oggi la candela che ci ricorda che il Natale e Cristo porta gioia. La gioia. Che cos'è la gioia? Come definiresti la gioia? È la domanda, eh? Secondo voi, cosa è che vi fa gioire? Cosa è che vi fa essere gioiosi? Cos'è che vi muove il riso, il sorriso? Come? Ok? Accettare il Signore, ok? Altre? Mince pies. Alle mince pies, giustamente, i dolcetti brillanti. Abbiamo detto a Matteo, al nostro figlio, che non poteva tornare se non portava almeno un paio di confezioni, perché c'è sempre il formaggio britannico, cheddar, qua non si trova, quello vero, no? Quell'arancione che fanno in America, quello vero, e le mince pies. Ok? Facciamo il contrario. Che cos'è che vi toglie la gioia? Cos'è che vi mette in affanno o vi abbatte? Cos'è che vi affligge e vi rende amari? Cos'è che vi angoscia e vi avvilisce, eccetera, eccetera? Vedete, se noi individuiamo quello che ci toglie la gioia, possiamo essere capaci di avere gioia tenendo da una parte quello che ce la toglie. Chiaro, se ho individuato delle cose che mi fanno togliere la gioia, non avendo distante quelle avrò gioia. Fosse facile, fosse facile, già l'ha dimostrato, poteva tenere la sua gioia, sarebbe stato quello di tenere a distanza l'Alitalia che gli aveva cancellato il volo, imponendogli di spendere 400 sterline invece che 100. Non è possibile. Spesso noi ci svegliamo la mattina e diciamo: oddio, un altro giorno. Un altro giorno, il primo pensiero, e poi a Natale ti scappa fuori il pastore che ti dice che devi avere gioia, devi essere gioioso quando sei senza lavoro, quando hai un matrimonio in bilico, quando hai dei figli problematici o dei figli con problemi, oppure hai una malattia che chissà se me la spargo, oppure quando hai perso una persona cara. Ma perché il Natale dovrebbe essere gioia? Abbiamo acceso la gioia, la candela della gioia, abbiamo parlato da questa mattina di gioia. Perché deve essere un periodo maggiore di gioia? Ma vorrei vedere nel racconto biblico, nel racconto della nascita di Gesù, tre personaggi che hanno provato gioia e vorrei cercare di individuare con voi i motivi del perché provavano gioia in quel Natale di 2020 anni fa, anno più, anno meno. Il primo personaggio che vorrei sottoporvi chiaramente è una delle protagoniste del Natale, che è Maria. Maria era poco più che un adolescente, veramente molto giovane, quando un angelo arrivò e le annunziò che sarebbe rimasta incinta e non del suo sposo, attenzione, anzi ancora prima che il suo sposo la potesse conoscere in senso biblico. Per cui questa è la situazione. Normalmente prima del concepimento prevede anche una cosa un pochino più piacevole del parto, che è un piacere fisico che il Signore ci ha messo lì come premio per incrementare la nostra, per incoraggiarci a moltiplicarci. Allora, ricapitoliamo com'è sta Maria messa. Maria, non sposata, ma promessa sposa, vergine, rimarrà incinta, non del suo promesso sposo, prima di sposarsi, senza provare alcun piacere fisico. Beh, certo, se sono alla ricerca delle cose che tolgono la gioia, qui ne ho un campionario completo.
Ma incredibilmente, Maria mica reagisce così, mica reagisce dicendo oh, mi è meschina, mi è tapina, tutte a me devono capitare. Reagisce in maniera completamente differente. Lo leggiamo nel versetto di Luca, Luca 1, da 46 a 49. Questo è il cantico di Maria, viene detto. E dice così. E Maria disse, l'anima mia magnifica il Signore, è uno dei canti che abbiamo fatto questa mattina, era proprio tratto da questo passo. Gesù magnifico è il tuo nome, è perché non c'entrava in italiano quando l'ho tradotto, ma le parole erano my soul magnify the Lord, e la mia anima magnifica il Signore, perché sono proprio le parole di Maria. Che dice, l'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché Egli ha guardato alla bassezza della sua serva. Da ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno Beata, perché grandi cose mi ha fatte il potente. Allora, guardate la parola che ho evidenziato lassù, esulta. Esulta in greco è agaiao, che è una parola composta da agan, che significa tanto, e allomai, che significa saltare. Saltare, cioè, avete presente quando il centravanti della vostra squadra, tranne quella della mia che ieri non ha segnato, anzi abbiamo pure perso, va bene, ma quando normalmente il grande Ciro Immobile segna, io e mio figlio che cosa facciamo dentro casa? Saltiamo di gioia, perché la gioia è così grande che dobbiamo dare sfogo fisico alla nostra felicità. È la stessa cosa che faceva Maria. Immaginate, Maria quando arriva l'angelo e gli dice Maria tu rimarrai incinta e se, prima di essere sposata le fa e vai, sì, dai, su, andiamo. Maria, che sa che rimarrà vergine del suo sposo, salta di gioia. Allora, che cosa ha fatto Maria per saltare di gioia? Perché c'è un motivo, mica è scelta Maria, è stata scelta come quella in cui Cristo, in cui il Figlio di Dio si sarebbe incarnato, perché non era una qualsiasi. Per avere gioia, per avere gioia, non concentrarti sul problema, ma affidalo a Dio. La prima cosa che toglie la gioia è guardare la realtà come l'Everest da scalare o la fossa delle Marianne, la depressione più profonda al mondo. Maria non ha proprio menzionato qua il problema, non l'ha menzionato, è solamente curiosa di sapere come avverrà, giustamente, dalla prossima parte, che dice come posso essere incinta se non ho mai conosciuto uomo, che dice infatti Luca 1 versetto 34, come avverrà questo dal momento che non conosco uomo? Lascia che l'angelo gli spieghi che lo Spirito Santo verrà su di lei, rimarrà incinta. E poi afferma Luca 1,38: ecco, io sono la serva del Signore, mi sia fatto secondo la tua parola. Allora, la parola che avete non la vedete, serva, quella là, la parola che usa in greco è dule. Ora, nella traduzione hanno ingentilito perché hanno messo serva. Ma dove non è serva, è schiava. Ora, un servo anche all'epoca era un collaboratore che qualche volta era pagato, era soltanto tenuto dentro casa a scambio, io ti do alloggio e tu mi servi. Uno schiavo invece era completamente differente. Uno schiavo era qualcuno, era una proprietà della persona di cui era il padrone, su cui aveva possibilità di vita e di morte. Per cui Maria dicendo, ecco, io sono la schiava del Signore, mi si è fatto secondo la tua parola. Maria trova la gioia nella sua situazione perché ammette di essere proprietà di Dio, che lui ha potere di vita, non di morte, perché in Dio, chi è in Dio, per Dio non contempla mai la morte per i suoi figli e le sue figlie. Ma lei sa che Dio è il suo padrone, e lei è proprietà di Dio. Ma quando hai un problema, quando c'è un problema grosso, cosa fai? Ti concentri su di esso? Pensi solamente a quello? Questo è il sistema perché diventi l'Everest.
Questo, se tu ti concentri su quel problema, diventa l'Everest da scalare, o la fossa, o l'abisso della fossa delle Marianne. Maria trova la gioia affidando la sua vita completamente nelle mani del Signore, ma non solo per quello. Per avere gioia, ricorda ciò che Dio ha già fatto. La prossima. Maria dice: perché grandi cose mi ha fatte il potente. Ora c'è da fare una piccola spiegazione. Scusate se sono un pochino non è tecnico. Il tempo che ho usato qui per mi ha fatte, nell'originale, in greco, è un tempo che non esiste. Per chi è curioso, si chiama aoristo indicativo attivo. Non me ne frega niente, insomma, è una mia passione la linguistica. È un tempo in greco che dice, che indica un'azione avvenuta nel passato, che si è completamente svolta nel passato. È come se io dicessi, la differenza che c'è da dire, ho costruito casa. Sì, vabbè, ho costruito casa, però qualche pezzettino ci sarà ancora da fare. E la differenza è che se io dicessi, io ho completamente costruito casa da cima a fondo e non devo aggiungere più niente. Questo è il tempo che l'aveva visto indicativo attivo. Per cui Maria sta dicendo che il Signore ha già fatto tutte le cose che poteva fare per lei. Tutte quante. Maria non è che dice, beh, in passato mi ha fatto dei favori, sono stata favorita, adesso si vede che mi si è dimenticato di me perché guardi in che situazione mi vengo a trovare. Invece dice Maria, il Signore mi ha già fatto tutto quello che doveva fare. Tutto, completamente. Tutte le cose che poteva fare grandi me le ha già fatte. Io sono ampiamente soddisfatta così come sto. Cosa fai quando arrivano i problemi? Quelli grossi, quelli, ma anche quelli piccoli. Ti ricordi o ti scordi? Ti ricordi di quello che Dio ha già fatto per te? Oppure questo passa in sottordine? Dicendo, vabbè, sì, mi ha fatto questo, mi ha fatto trovare il lavoro, sì, però quella è una cosa passata. Oppure quella è qualche cosa di solido, di una base su cui tu costruisci la tua vita e che ti fa andare oltre il problema, dicendo, un attimo, sì, questo è un problema, però il Signore già mi ha fatto già tanto, io me lo ricordo quello che mi ha fatto, lo so quello che mi ha fatto e la potenza che dà il Signore. Maria trova la gioia perché sa che quello che ha già fatto il Signore ha fatto quello. Fermi. Maria trova la gioia perché sa che quello che ha fatto il Signore per lei nessuno glielo teneva più. Nessuno glielo teneva più. Questo è il primo protagonista. Il secondo protagonista invece non è un protagonista solo, ma sono più protagonisti, è un gruppo e sono i pastori. Allora, tutti i pastorelli che noi mettiamo nel nostro presepe, no? Che sono, secondo voi, i pastori che erano? Erano i proprietari delle pecore, vero? No, i pastori non erano proprietari delle pecore. I pastori erano gli schiavi, o qualche volta servi, che erano mandati dai proprietari veri, perché avere delle greggi significava che eri molto ricco. E un ricco difficilmente andava a passare la notte all'addiaccio in mezzo a bestie puzzolenti. Ci mandava altre persone. Erano quasi sempre schiavi che dormivano all'addiaccio, che se mancava una pecora erano affari loro, e che dovevano vigilare, per cui stare piuttosto che dormire, stare svegli di notte, piuttosto che dormire, perché altrimenti c'era qualche lupo che gli portava via, oppure c'era qualche lupo che li portava via fisicamente. Luca racconta così le cose che sono successe 20 anni fa. Luca, capitolo 2, dall'8 al 12. In quella stessa regione c'erano dei pastori che stavano nei campi di notte e facevano la guardia alla loro gregge. E un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore risplendé intorno a loro e furono presi da gran timore. L'angelo disse loro, non temete, perché io vi porto la buona notizia di una grande gioia che tutto il popolo avrà. Oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore che è Cristo il Signore. Questo vi servirà di segno, troverete un bambino avvolto in fasce e coricato in una mangiatoia. Ora capiamoci bene. Dite a degli schiavi che dormono, anzi non dormono perché stanno svegli,
in mezzo a bestie puzzolenti che devono alzarsi, portare tutte quante le ragioni insieme con loro per andare a vedere un bambino che è nato in una stalla, altro posto puzzolente. E la gioia dov'è? Dov'è? Mi sembra un po' esagerato chiedere gioia per fare una cosa del genere. E invece, miracolosamente, i pastori dicono così. Luca, capitolo 2, versetti 15, 17 e poi 20. Quando gli angeli se ne furono andati verso il cielo, i pastori dicevano tra loro: andiamo fino a Betlemme e vediamo ciò che è avvenuto e che il Signore ci ha fatto sapere. Andarono in fretta e trovarono Maria e Giuseppe e il loro bambino adagiato nella mangiatoia. E i pastori tornarono indietro glorificando e lodando Dio per quello che avevano visto e come era stato detto loro, come era stato loro annunciato. Ora non posso pensare, che chi esce da una stalla glorificando e lodando Dio non stia provando gioia. E qui questa è la gioia. Okay? È la stessa gioia che li fa esaltare. Mi torni un pezzetto indietro, Benjamin. Allora, avevamo visto che la gioia di Maria è una gioia galliana, una gioia che fa saltare. Qui invece gioia è un altro termine, cara. Cara in greco significa un altro tipo di gioia, è avere una calma certezza. Cara significa che tu gioisci perché sei calmo, perché c'hai una certezza, per cui la tua felicità è sapere che quello che pensi sia vero. Non è una gioia che ti fa saltare, non è una gioia che ti fa saltare dal banchetto, ma è una gioia che ti rende calmo, che ti fa pensare che tutto sta andando secondo i piani che dovevano andare. Allora, qual era il piano? Perché i pastori trovano una gioia? Perché gli angeli hanno usato questa parola qua. Questa parola qua erano. I pastori erano ebrei. Questa parola qua, gli ebrei la conoscevano molto bene. Perché è vero che in greco è Christos. Ma gli angeli mi parlavano in greco, ai pastori, li parlavano in ebraico. E in ebraico era Masia. Messia. Era Messia. L'unto del Signore, il prescelto. Quello che doveva portare un regno di pace, d'amore e giustizia. Per avere gioia, mi dai vai avanti? Ecco quella. Per avere gioia, ricorda che Dio ha un piano benevolo per te. I pastori avrebbero trovato gioia sapendo, perché avrebbero visto che il piano che Dio aveva promesso, il Messia, stava funzionando, che non era un qualche cosa scritto in un libro, ma era una potenza che scendeva dal cielo. Stavano aspettando Masia, il Messia, e il Messia era arrivato. È quella la gioia. Dai, andiamo a vedere che quello che tutto l'Antico Testamento ci ha testimoniato, ci ha raccontato, è vero, perché è arrivato il Messia. È quella la gioia. In qualsiasi situazione ti trovi in questo momento, o ti troverai in futuro, puoi trovare gioia se ricordi, quello che Dio ha detto. Mi dai la prossima. Geremia 29,11. Infatti io so i pensieri che vengono per voi, dice il Signore. I pensieri di pace e non di male. Per darvi un avvenire e una speranza. È questo che devi ricordare. È questo che devi ricordare, che c'è un piano benevolo verso di te. Siamo arrivati al terzo protagonista, e anche qui i protagonisti non sono uno, non è uno, ma sono di più. E sono dei protagonisti particolari, perché sono i magi. Allora, anche i magi, questi sono persone che non sono credenti, I magi non sono credenti. Forse lo saranno diventati dopo che hanno incontrato Gesù, ma partono non credenti, probabilmente da Aleppo, che stava a 700 km di distanza, dove c'era una scuola di astrologia, astronomia, perché all'epoca l'astrologia e l'astronomia erano una cosa intrecciata. Partono da laggiù e fanno 700 km, ok? Pure questi non è che sono tanto felici, perché partono e fanno 700 km in mezzo al deserto. Avevano viaggiato, non erano tre, non erano Gaspare, Melchiorre e Baldassare, ma erano molti di più.
attraversavano il deserto portando dei doni che erano molto costosi all'epoca, oro, incenso e mirra, per cui non è che potevano dormire di notte, ci sarebbero stati dei turni di guardia, perché attraversare il deserto da Aleppo a Gerusalemme con i predoni che c'erano non era tranquillo, per cui sicuramente saranno stati svegli di notte. Non c'erano nemmeno gli autogrill lungo l'autostrada Aleppo-Gerusalemme, per cui dovevano stare molto attenti, visto che portavano predoni così preziosi. Non c'era un granché di essere gioioso, eppure Matteo racconta questo. Quando videro la stella, si rallegrarono di grandissima gioia. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria, sua madre. Prostrati, si lo adorarono e, aperti i loro tesori, gli offrirono dei doni: oro, incenso e mirra. Gioia, qui è cara esattamente come quella che provavano i pastori: una calma, una contentezza calma e rilassata. Ma nell'originale c'è anche quella parola grandissima che è megas, che significa a questo punto che non hanno la gioia e calma rilassata, ma è grandissima. E da dov'è che trovavano questa grande gioia? Questi che non erano manco credenti, non erano nemmeno credenti. E dov'è sta grande gioia? Il prossimo, ci spiegano loro stessi in Matteo al versetto 9 di Matteo 2. I sapienti, i magi, dicono così: dov'è il re dei giudei che è nato? Poiché noi abbiamo visto la sua stella in oriente e siamo venuti per adorarlo. La gioia dei sapienti deriva dal fatto di aver visto dei segni, lo studiamo nel cielo dei segni, di averli studiati, di averli seguiti e di aver trovato il tesoro. Come quando fai la caccia al tesoro, no? Che c'hai degli indizi. La gioia qual è? Quando trovi il tesoro. E questi stanno gioendo perché tutti i tasselli si sono messi insieme, si sono collegati, il puzzle è diventata una figura, che era la figura di un re del re dei re, di Gesù. Per avere gioia, studia, cerca e trova la tua gioia nella parola di Dio. I magi avevano trovato gioia nel constatare che tutti i pezzi del puzzle andavano assieme, formavano l'immagine di un bambino che era anche il re dei re e il signore dei signori. Tu sei più fortunato dei magi, perché loro dovevano affidarsi ai segni in cielo e ai sogni. I sogni che gli dicevano: guarda, non passate da qui, non passate da Erode, perché quello è poco raccomandabile. Tu non ti devi affidare ai sogni, tu non ti devi affidare alle stelle, tu ti puoi affidare alla parola di Dio che sta scritta qua. Tu sei più fortunata dei magi. Ti basta aprire un libro, ti basta aprire questo libro e trovare nei fogli che lo compongono l'esatto puzzle con la faccia di Cristo che vuol farsi trovare da te. In qualsiasi momento tu lo cerchi, perché tu non devi aspettare la notte per vedere il segno. Tu puoi aprire in qualsiasi momento questo libro. Tu puoi trovare la gioia in qualsiasi momento tramite questo libro, anche in un Natale anomalo come quello del Covid. Questo libro dice, la tua parola è una lampada al mio piede e una luce sul mio sentiero. Se usi questa lampada, se segui la luce che emana questa lampada, troverai la vera gioia, non solo a Natale, ma in qualsiasi momento della tua vita. Andiamoci a pregare. Grazie, Signore, di aver mandato Gesù a Natale. Grazie di averci mandato la gioia attraverso Gesù. Se tu che mi hai ascoltato sei stato colpito, sei stata colpita da qualcosa che hai ascoltato oggi, prega queste cose insieme a me. Signore, io voglio cercare la gioia vera del Natale. Io voglio usare la tua lampada, la lampada della tua parola, per trovarla non solo a Natale. E davanti ai problemi voglio non concentrarmi
su quello che sono i problemi, ma affidarlo a te, Signore. E voglio ricordarmi che, di quello che tu hai già fatto per me nella mia vita, e che hai un piano benevolo per me, e che i tuoi pensieri non sono di male ma di bene, di pace, di crescita, di prosperità. Per questo io voglio usare la tua parola, voglio studiarla, voglio che sia una lampada e una luce per la mia vita. Tutte queste cose te le prego nel tuo santo nome.